Argomento di strettissima attualità, quello trattato nella puntata di ieri di Pronto Medicina Facile, trombosi e vaccini anti-Covid. In studio con Paolo Cassignani, il professor Umberto Benedetto, direttore della clinica cardiochirurgica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. In redazione, come sempre, Giuliola Edmondo. Il meccanismo della trombosi dopo i vaccini è che, come sapete, quando si immette una qualsiasi sostanza all'interno del nostro corpo reagisce e produce anticorpi. E questo è il principio della vaccinazione, cioè stimolare il nostro corpo a produrre anticorpi, a produrre una risposta immunitaria che poi, quando arriva il virus vero, è già pronta e quindi lo stoppa all'entrata. Quindi la risposta anticorpale in seguito a vaccinazione ha la funzione di interrompere la progressione del virus del Covid all'interno del nostro organismo. La risposta anticorpale, cioè quindi la produzione di questi anticorpi, nella stragrande maggioranza dei casi è sempre indirizzata contro il virus. Tu vieni vaccinato e questi anticorpi risponderanno al virus e solo al virus. Che cosa succede nella trombosi post-vaccinale? In una piccolissima porzione di pazienti, questi anticorpi, in modo sbagliato, in modo errato, invece di reagire solo contro il virus, reagiscono contro una proteina presente su queste piastrine, si dice, e questa reazione fa sì che le piastrine all'improvviso impazziscono, credono che c'è un vaso rotto e quindi si dice che si attivano e formano questo trombo. Quindi questo è il meccanismo della trombosi vaccinale. Chiaramente queste sono delle prime evidenze, però ben sostanziate.